Ciao a tutti, oggi impariamo un nuovo trick di giocoleria con le tre palline. E facciamo un trick che si chiama cascade reverse. La cascata reverse è l'inverso della cascata normale, che è questa qua, mentre il reverse va all'esterno. Per fare questo esercizio iniziamo con una sola pallina, ma anziché andare verso l'interno, così, andiamo verso l'esterno, così. Cioè la mano deve fare questo movimento. Verso l'esterno. L'interno è così. L'esterno. E lo facciamo per un po' di tempo, per abituare la mano a lavorare non in questo modo, ma in quest'altro modo. Questa è la cascata normale. Mentre questa qui è quella reverse. Come abbiamo fatto con la cascata normale, poi con le due palline, così, ecco, ora dobbiamo fare verso l'esterno, così. Questa verso l'interno e questa è verso l'esterno. L'ho fatta insieme per farvi vedere, però bisogna poi alternarla in base all'esercizio, alla velocità che noi e all'altezza delle palline che noi lanciamo. I lanci devono essere sempre precisi e le palline non devono acquistare una velocità diversa per poi eseguire l'esercizio con la giusta velocità. Adesso aggiungiamo, dopo fatto per parecchio tempo questo esercizio qua, aggiungiamo la terza pallina. Come abbiamo fatto con la cascata normale, interna, la facciamo con l'esterno, così. E viene fuori un esercizio del genere, così. E questa è la cascata reverse. Fate molto esercizio, così acquistate questa padronanza del movimento. Bene, per questo video è tutto, vi rimando ai prossimi video con Giuseppe Mancuso con un altro trick di giocoleria. Così, stando a casa, abbiamo modo di esercitarci un po' anche a fare del movimento e allenarci un po', con la giocoleria. Ciao a tutti!